cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Amici miei, buongiorno a tutti. Questa trasmissione nasce nelle mie intenzioni per riferire quello che si fa amministrando questa città e nei miei sogni per raccontare sempre cose belle. Purtroppo la vita non è un sogno, che ne dica Marzullo, e quindi dobbiamo parlare anche di cose tristi. Voi sapete che in questa settimana c'è stato l'ennesimo atto di violenza contro un esercizio commerciale di Cerignola. Io dico ai responsabili diretti o agli eventuali mandanti che Dio vi stramaledica, maledetti voi che uscite di notte come gli scarafaggi e come i topi per andare a offendere il lavoro, il sudore, la tranquillità, la serenità, la pace di una famiglia, di più famiglie, ma io dico di un'intera collettività cittadina. Cerignola sta facendo l'impossibile per uscire dal fosso in cui era sprofondata. Stiamo profondendo forze, energie, inventiva, stiamo facendo sacrifici per trovare le risorse che non ci sono, stiamo facendo piovere su Cerignola milioni di euro di finanziamenti, stiamo abbellendo Cerignola, stiamo rendendo vivibile Cerignola, organizziamo eventi di importanza regionale e nazionale a Cerignola, però poi ci sono sempre queste quattro carogne che col favore delle tenebre commettono atti di questo genere. Ripeto, voi siete maledetti, maledetti per le cattive azioni che fate, maledetti per il danno che fate alle persone fisiche, maledetti per il danno che fate alla vostra stessa città. Certe volte veramente ti viene lo sconforto, ti viene una rabbia mista a stanchezza. È mai possibile che ancora ci sia gente che non capisce che questa città li ha schifati, li ha emarginati? Questa città vuole andare avanti mentre voi la volete tenere indietro. Bisogna essere dei vigliacchi per aggredire il patrimonio di altre persone di notte, al buio, profittando del fatto che questa gente è gente per bene, gente indifesa. Io non so più che cosa fare. Abbiamo interessato la prefettura e il prefetto. Il 24 prossimo ha convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ve lo dico con molta tranquillità, dove ci guarderemo in faccia e che possiamo fare? Che posso chiedere di più ai carabinieri e alla polizia? Se è un mese che ci svegliamo perché gira sul cielo di Cerignola un elicottero, se sono settimane e settimane che sui giornali leggiamo operazione di polizia, sequestro di armi, arresti, non posso dire che lo Stato ci ha abbandonato, non posso dire che in prefettura siano rimasti insensibili alla nostra tenace, ostinata protesta. Lo potevo dire nel 2015, ma poi le risposte dello Stato sono arrivate anche per merito del lavoro dell'amministrazione, che ha intessuto una serie di rapporti
istituzionali e anche personali, col prefetto, col questore, col comandante della Guardia di Finanza, col comandante dei Carabinieri provinciali, con il questore di Foggia, sia nella persona del precedente funzionario di Stato, sia nella persona dell'attuale questore. L'attuale questore ha visto le partite di calcio a fianco a me, a Manfredonia, a Cerignola. Certo, lui veniva per rendersi conto dell'ordine pubblico, ma sono state occasioni durante le quali abbiamo parlato, abbiamo discusso, ho chiesto e ho ottenuto un'attenzione particolare per Cerignola. Poi, se qualche illuso pensa che a Cerignola possa arrivare l'esercito, la marina, l'aviazione, non so a fare che cosa, questo è un illuso, un demagogo, un ciarlatano. Questa è la situazione dell'ordine pubblico in Italia. Qualcuno in prefettura mi diceva, ma meglio Cerignola che San Severo, meglio Cerignola che Foggia, perché c'è successo questo a Foggia, è successo questo a San Severo, è successo questo a Manfredonia, è successo questo sul Gargano. Ma che pensate che io mi possa accontentare di questi paragoni? Per me quello che conta è il dolore sulla ferita nella mia carne e quindi nella mia città. Poi che qualcuno stia peggio o stia meglio mi interessa fino a un certo punto, ma voglio dire, lo Stato sta rispondendo. Il ministro Minniti è venuto per la questione della mafia sul Gargano, ma ha mandato uomini, ha mandato mezzi. Quegli uomini l'altro giorno erano a Cerignola, i cacciatori del Gargano, il corpo speciale dei carabinieri, erano a Cerignola per le perquisizioni. Che cosa possiamo chiedere di più? Ditemi voi che cosa possiamo chiedere di più. Si è alzata la voce di protesta, sempre, comunque, in modo istituzionale, in modo garbato, in modo serio. La risposta c'è stata, non ne veniamo da sopra, e purtroppo, rendetevi conto che bastano 4 delinquenti, 4, non di più, 3, non di più, per scatenare questo tipo di crisi. Mezzo litro di benzina. Vi parla uno che ha avuto qualche anno fa lo studio professionale oggetto di un attentato. Basta mezzo litro di benzina, è un fiammifero, e ti hanno fatto lo sfregio e hanno scatenato il panico e hanno scatenato la paura. Vedremo che cosa mi dirà il prefetto, vedremo che cosa diranno i rappresentanti delle forze dell'ordine, però io so pure un'altra cosa, che quelli sono gli uomini che hanno e con quegli uomini devono fronteggiare le emergenze a Cerignola e sul Gargano, a San Severo e a Manfredonia, a Foggia città e a Foggia provincia. E allora, sindaco, non ci sono soluzioni. Signori, le soluzioni ci sono. Sono due e l'ho sempre sostenuto. Uno, maggiore controllo del territorio, se possibile. Perché se a Cerignola di notte girassero 4 pattuglie, 2 della polizia e 2 dei carabinieri, insomma, sarebbe un po' più difficile bruciare, mettere le bombe, buttare le bombe carte. Ci sono questi uomini? Ci sono queste risorse? Lo chiederò al prefetto e ascolterò le sue risposte. Però vi posso dire che nelle altre occasioni, quando io sono andato, e sono andato decine di volte, in comitato di ordine pubblico e sicurezza, alla mia richiesta hanno risposto in maniera autorevole, con le cifre. Caro sindaco, abbiamo X uomini, X macchine, X mezzi, dobbiamo coprire questa intera area territoriale. A quel punto ti cadono le braccia perché evidentemente la coperta è corta. Allora dovremmo fare dei discorsi un po' più ampi.
dovrei chiedere al governo, ma voi che avete deciso di fare per la criminalità diffusa, non a Cerignola, in tutta Italia, stavo dicendo nel mezzogiorno, è un sogno, non è più il mezzogiorno, è in tutta Italia. Sta succedendo l'ira di Dio a Napoli, ma a Roma non stanno meglio, ma a Milano non stanno certamente bene. Lo Stato deve decidere che cosa fare. Se vuol dichiarare guerra alla criminalità, bene, e allora nei programmi di governo io sento parlare di tante sciocchezze, di tante assurdità. L'ultima che ho sentito, aboliamo le tasse scolastiche, le tasse universitarie. Voi pensate, i miei figli vanno all'università e non pagano le tasse, perché? Col padre avvocato, con la madre avvocato, perché non dovrebbero pagare le tasse? Aboliamole a tutte. No, invece di abolire le tasse, decidete di investire nella sicurezza. Decidete di investire, beh, sindaco, ma facciamo la videosorveglianza. E beh, mo vo a Condufa. L'attentato alla gioielleria Bangone è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Che abbiamo ottenuto? Abbiamo un bel video dove si vedono questi due delinquenti miserabili che da Piazza Duomo attraversano il corso, si avvicinano alla gioielleria, compiono il gesto scellerato e scappano. Come li identifichiamo? Due vestiti di nero con cappuccio in testa, con il viso travisato, come li riconosciamo? Come può essere la videosorveglianza il risultato? La videosorveglianza è un deterrente, però quando un delinquente si presenta mascherato e travisato, ci teniamo il video e ce lo facciamo fritto perché non ci serve per le indagini. Quando io leggo di 11 arresti in una sola mattinata a Cerignola, posso mai dire che le forze dell'ordine sono assenti? Quando, come dicevo prima, un elicottero ogni giorno gira sul cielo di Cerignola, posso mai dire che si stanno lesinando mezzi? La verità è che per quanti sforzi si possano fare, una sacca minima di criminalità resta. Non è attaccabile, non è identificabile, non è prevenibile in nessuna maniera. Questa è la disperazione, non del sindaco, del questore, del prefetto, del ministro degli interni, spero del presidente del consiglio, spero del presidente della repubblica. Questo è il problema. L'altra soluzione, l'unica soluzione in cui io realmente credo, purtroppo non è una soluzione di domani mattina, la soluzione è riscattare questo territorio dalla miseria, perché nella miseria nasce la criminalità, riscattare questo territorio dalla disoccupazione, perché è nella disoccupazione che mette radici la mala erba del crimine e della violenza. Bisogna che tutti i bambini vadano a scuola, che tutti i ragazzi vadano alla scuola media e se è possibile bisogna estendere l'obbligo scolastico. Bisogna cercare di togliere dalla strada i bambini perché frequentino le palestre, perché frequentino i campi sportivi, perché frequentino le piscine, perché non siano abbandonati a se stessi. Bisogna rafforzare le associazioni sul territorio perché diano uno sfogo di impegno a questi giovani, perché non restino abbandonati a una noia che poi li porta ad atti di scellerataggine. Ma scusate, queste sono politiche da proiettare nel tempo, non sono le soluzioni che si possono trovare per domani mattina. Per domani mattina c'è una sola cosa: identificarli, arrestarli e non farli uscire dal carcere se non fra 10 o 15 anni, perché tanto merita chi mette a repentaglio la sicurezza collettiva. Non è il sindaco che può
arrestare le persone, il sindaco può andare a dare coraggio ai commercianti, e ci sono stato, può studiare all'interno della legislazione, per quello che permette la legge, di dare un sostegno non soltanto morale ma anche, se possibile, economico a chi ha subito dei danni, perché senta la vicinanza dell'amministrazione comunale. Ma fatto questo, non si può fare altro, e credetemi, non è un problema che cambiando il ministro degli interni la criminalità viene sterminata. Non è quello il problema, non è quella la soluzione. State attenti a tutti questi demagoghi, a tutti questi ciarlatani. Sembra quasi che uno si auguri una bomba, perché se no qualche microscopico personaggio politico, ma qualche cartone animale, non animato, animale, politico, aspetta la bomba per ritagliarsi 5 minuti di pubblicità su una qualunque emittente, così può dire alla mamma: mamma, vedi che sto in televisione, sto a dire stronzate, ma sto in televisione. Sembra quasi che siano contenti che succeda qualcosa di grave a Cerignola per poter avere 5 minuti di notorietà. Io direi a questi pagliacci: ma scusate, mi spiegate che cosa fareste voi? Mi spiegate qual è il provvedimento che deve prendere il sindaco? Il sindaco può fare proprio niente. Qual è il provvedimento che può prendere il prefetto, il questore? Scusate, a Cerignola c'era il governo di centrodestra, non c'erano atti di criminalità. È arrivato il governo di centrosinistra, non c'erano atti di criminalità. Facciamo conto, vengono i 5 Stelle, pochi ci credo. È abolita la criminalità? Se il sindaco si chiamava Sgarro, quelli prima di mettere la bomba domandano: chi è il sindaco? Metta, allora mettiamo la bomba. Com'è? Chi è il sindaco? Casarello. No, se è Casarello il sindaco, noi non la mettiamo più la bomba. Ma di che state parlando? Facciamo le persone serie. Chi ha la possibilità di fare la persona seria? Chi non è capace, perché al di là del cabaret non sa andare, per piacere, stessi almeno in silenzio. Io sono in prima fila contro la criminalità, non a chiacchiere come voi, ma con i fatti. Perché quando un signore ha portato i soldi al sindaco di Cerignola, il sindaco di Cerignola ha denunciato. Dopo quella denuncia ci sono i processi, l'istruttoria, gli arresti. Al sindaco di Cerignola non l'ha toccato nessuno. Allora, cerchiamo di prendere come base questa regola. Una cosa la può fare la cittadinanza: dobbiamo avere tutti coraggio. Se toccano uno di noi, tutti si devono sentire coinvolti. Dobbiamo denunciare. Denunciare è l'unico rimedio che abbiamo. Quelli sono maledetti, maledetti, vigliacchi violenti. Ma ai maledetti si contrappongono le persone per bene, coraggiose. Coraggiose. Se è possibile, bisogna denunciare. Se è possibile, invece di scrivere cazzate sopra Facebook, bisogna andare alla caserma dei carabinieri, al commissariato di pubblica sicurezza, avere fiducia nello Stato. E bisogna farlo immediatamente. A me, quando portarono i soldi, erano le 2, alle 2 e 2 minuti i carabinieri e la polizia stavano già qua. Bisogna avere questo coraggio, altrimenti il resto sono tutte chiacchiere, sono tutti sfoghi verbali. Chi fa il professore a destra, chi fa il professore a sinistra, non li voglio manco sentire quello che dicono, perché dicono cavolate, dicono sconcezze. E i cittadini di Cerignola,
come i cittadini di tutto il resto d'Italia. Li hanno individuati i ciarlatani e le persone serie e capiscono quello che i ciarlatani dicono al vento e quello che le persone serie possono fare e non chiedono cose superiori a quelle che possono fare. Impegniamo questi ultimi 5 minuti di trasmissione, non ho molta voglia né di scherzare né di parlare di altro, perché francamente ti cadono le braccia quando di fronte a una cosa seria vedi questa gendaglia che l'unica cosa che sa fare è fare le polemiche, come se la bomba l'avessi messa io. È capitato che io domenica sono andato a Nardò a vedere Audace Nardò ed è capitato che un albero, per me in malafede, in un'azione che non aveva niente di irregolare, ha fischiato un calcio di rigore. Io mi sono lamentato perché ho visto il presidente Grieco mortificato, ho visto i giocatori addolorati, ho visto il pubblico che stava con me a Nardò, pubblico nostro, deluso e ho chiesto rispetto per l'Audace Cerignolo. Poi hanno messo una bomba. La colpa è del sindaco che invece di parlare della bomba parla dell'Audace. A parte che io posso parlare di un e dell'altro come sto facendo oggi in questa trasmissione, ma vi rendete conto del livello infimo della polemica politica? Cioè voi potete pensare di affidare questo paese a gente come D'Alessandro, a gente come Di Biceglia, a gente come Casarella, che di fronte a una disgrazia fa la polemica contro il sindaco, che ovviamente non c'entra niente. Ma veramente vi sentite di immaginare che questa possa essere una classe dirigente? Che cosa devono dirigere? Tutto più possono dirigere Zelig e manco, perché ci vuole persone di una certa capacità e di un certo talento artistico. Ovviamente si monta una polemica su questo fatto. Il sindaco ha parlato dell'Audace, il sindaco ha parlato dell'Audace, poi è successa la bomba, parla della bomba. Domani speriamo che succeda una cosa buona, parlerò di una cosa buona. Qual è il problema? Il problema è che il signor Salatto ha perso una causa contro l'avvocato Metta, deve pagare qualche milioncino di risarcimento danni ed essendo proprietario di una televisione ha affidato a un suo prezzolato giornalista l'incarico di diffamare l'avvocato Metta. Questo prezzolato giornalista è quello che si sveglia la mattina con il pensiero di Metta, si va a coricare con il pensiero di Metta più qualche altra birra messa sopra. È ovvio che provano a fare speculazione ai danni del sindaco. Non vi fate distrarre. In questo momento storico Cerignola è divisa in due parti. Da una parte c'è chi vuole crescere, costruire e andare avanti. Dall'altra parte c'è un'infima minoranza sostenuta da due ciarlatani, diciamo tre ciarlatani, facciamo quattro ciarlatani, ma di più non sono, che tende ad approfittare di questa situazione per contrastare l'altra parte di Cerignola. Siete fuori strada. Questo paese non sarà mai terra di criminalità. Noi la criminalità la batteremo perché la combatteremo con la buona amministrazione, la combatteremo creando opportunità di lavoro, la combatteremo migliorando la vivibilità della città, la combatteremo portando denaro pubblico in questa città, la combatteremo convincendo gli imprenditori di tutta Italia che a Cerignola si può venire e si può investire. E io vi garantisco che in questo momento Cerignola è sotto l'attenzione di tutti i migliori imprenditori italiani. Io giovedì in mattinata ho
avuto un incontro con imprenditori di Cerignola, nel primo pomeriggio un incontro con imprenditori emiliani, nella serata un incontro con imprenditori foggiani, tutti interessati a investire a Cerignola, tutti interessati a creare posti di lavoro a Cerignola, tutti interessati a portare soldi dall'esterno a Cerignola per migliorare le condizioni di Cerignola. Sentite, voi siete Mago Zurlì, sapete come combattere la criminalità. Io ho solo questa ricetta per combattere la criminalità: meno disoccupazione, meno disperazione, più palazzetti, più palestre, più strade, più scuole. È l'unico modo a disposizione delle persone serie e per bene per combattere la criminalità. Il resto sono chiacchiere che non servono a nulla. Grazie per l'attenzione, ci sentiamo domani. Occhio vivo, è stato buono.